Non hai registrato niente? Scherzo ancora. Mamma mia. Non ho registrato Ok ragazzi, abbiamo finito il pranzo, anche se un'ora è tarda, perché ormai sono le 5 e mezza. Quindi breve giretto qui sulle colline e dopodiché termineremo il video. Ora lasciamo questo splendido agriturismo, intanto vedete qualche immagine. Si mangia benissimo e c'è un'accoglienza che... Sì, noi siamo tra virgolette di casa, un po' di casa, abbiamo visto nascere questo agriturismo, siamo di parte e siamo, non siamo parziali, non siamo imparziali. Benissimo, guardate che col sole basso così, che spettacolo ragazzi, guardate che spettacolo. Ci ritorneremo, faremo un altro video in primavera dove i colori saranno ancora diversi e poi ne direte qualcosa. Comunque si sta bene, è una bella giornata, nonostante insomma non siano più le ore centrali, comunque si sta bene lo stesso. Diciamo che 5 e mezza, abbiamo ancora una discreta luce. E si viaggia discretamente bene, insomma la temperatura è sempre sugli 11 gradi. Con la maglia sto meglio, stamattina non ce l'avevo, ma... Sempre ricordando, no, che ai ragazzi, logicamente, che quando dico ogni tanto è freddolosa e abbiamo passato una giornata, non siamo usciti perché faceva troppo freddo, e voi dite, ah, cavolo, c'era una temperatura, c'era il sole. Però lei essendo freddolosa cosa fa? Cosa succede? Se non ci sono 30 gradi. Adesso ho esagerato, 30 gradi. Tiene freddo, ragazzi, tiene freddo. Con un giaccone, che poi faremo un video sull'abbigliamento femminile. Che ne dici, Graziella? Lo faremo un video sull'abbigliamento femminile? Ma sì, certo. Perché... Un'ottima idea. Però, ricordamelo, faremo questo video per le amiche che ci seguono, oppure le mogli o le compagne degli amici che ci seguono, che fanno logicamente e non logicamente, fanno le zavorrine. Ma magari sono più brave di me, sono già più brave di me. O magari non seguono il fidanzato, compagno, marito che sia, perché hanno freddo. E quindi il marito si trova a farsi l'uscita con gli amici da solo, poverino, tutto triste, perché ha fatto l'uscita da solo. Chissà com'è contento, magari. Ragazzi, da solo pieghe, si va a mangiare il panino col salame e si beve la birra, rutto, vabbè, rutto lì. No, vabbè, scherziamo. La zavorina è sempre un po' più penalizzata perché mette un po' quello rimediato, quello magari che è prestato dall'amica, oppure guarda questo va bene, non si sa mai insomma quello che va bene per la quota rosa, diciamo così, che non per occupa il sellino posteriore, e l'aria se la becca anche la zavorina, e quindi statale, destro o sinistra? Se andiamo a destra possiamo andare, si va sempre per Ponzano lo stesso, mi sa, però non lo so, arrivi da un'altra direzione. Sì, passiamo dalla parte che conosciamo di più, dai. Sì. Ok. E devi girare poi per San Maurizio. Sì. Qui però, io dico per Ponzano, vedi che c'è solo le frecce. Ah, Ponzano qua, sì, eccolo qua.
Arezzo. Allora stacchiamo dopo, perché qui la strada è carina. Sì, perché qui la strada è bella, perché si vai su. Qui arrivi a San Maurizio. C'è la terrazza. Allora andiamo a vedere questa famosa terrazza. Sì. Ma non hai registrato niente? Non ho scherzato, dai. Mamma mia. Non ho registrato. E direzione casa. Il sole comincia a essere basso. Come puoi vedere. Panorama stupendo. Ma è meglio rientrare. Benissimo. Ciao ciao Conzano, direzione casa. Vi faccio vedere ancora qualche immagine di questo tramonto fantastico in mezzo alle colline. Guardate che roba. Guardate, spero che si vedano i colori e spero che si veda quello che vedo con i miei occhi. Non è che salutarvi. E al prossimo video. Ciao. Bye.